Non meritano di vivere ancora in quello scenario da incubo e per questo chiediamo a tutti gli abitanti delle Marche e delle regioni limitrofe, soprattutto Emilia-Romagna e Umbria, di accogliere uno o più esemplari. È l'appello lanciato dall'OIPA di Ancona, l'Organizzazione Italiana di Protezione Animali, che nei mesi scorsi a Trecastelli aveva sequestrato 70 gatti durante un'operazione congiunta con i carabinieri forestali di Senigallia. Nel corso dei controlli era stata accertata la presenza di diversi cuccioli di razza malati e di un gatto morto gettato tra i rifiuti all'esterno di una casa. L'immobile era stato dato in affitto a una donna che viveva con la madre. Ora è indagata per maltrattamento e per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. I gatti, purtroppo, vivono ancora nello stato di degrado che si era presentato davanti agli occhi di agenti militari e di un veterinario intervenuto sul posto insieme alle forze dell'ordine. Ma la buona notizia è che il magistrato ha dato il via libera agli affidi. Per informazioni è possibile inviare una mail oppure contattare questo numero di telefono. In una nuova casa, hanno spiegato le guardie zoofile, questi poveri gatti, circondati da cure e affetto, potranno rinascere e dimenticare il passato. Chiediamo a tutti un atto di generosità.